Bentrovati a TeleCR1, notiziario dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Nell'ultima seduta l'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato con voto unanime una mozione contro il femminicidio. Frutto di due mozioni separatamente presentate, una dal gruppo PD, prima firmataria la capogruppo Meloni, un'altra bipartisan firmata dal consigliere del PD Bettarelli e dai consiglieri della Lega Castellari, Mancini e Puletti. Il dispositivo approvato, illustrato in aula dal presidente dell'Assemblea Marco Squarta, che ha ringraziato gli estensori del documento e tutti i consiglieri per la condivisione del testo, impegna la Giunta regionale a sostenere, garantire, assicurare continuità e affidabilità del servizio nei centri antiviolenza, delle case rifugio e degli sportelli dedicati alle vittime di violenza attraverso lo stanziamento di fondi pluriennali del governo e al contempo promuovere campagne informative anche plurilingue riguardo al numero antiviolenza 1522 e le reti antiviolenza presenti nel territorio nazionale, a promuovere e sensibilizzare la formazione del personale prevedendo forme di incentivazione in modo che forze dell'ordine, operatori sociosanitari possano riconoscere correttamente e velocemente i segnali della violenza domestica e più in generale di genere, a promuovere infine nel settore delle comunicazioni e dei media campagne informative di sensibilizzazione sul tema rivolte in particolar modo ai giovani, insegnanti, operatori del settore per poter favorire modelli positivi nelle relazioni tra uomini e donne, a promuovere interventi volti a sostenere l'autonomia economica e psicologica delle vittime di violenza ai fini dell'inserimento lavorativo anche attraverso forme di sostegno a iniziative imprenditoriali e contributi per la formazione professionale e anche a valutare nei casi di femminicidio avvenuti sul territorio regionale la costituzione di parte civile al fianco delle vittime nei processi. L'Aula di Palazzo Cesaroni, dopo un dibattito molto partecipato su proposta del presidente Marco Squarta, accettata dal promotore della mozione in discussione, il consigliere del Movimento 5 Stelle Thomas De Luca, ha deciso di rinviare nella commissione consiliare competente, con la condivisione unanime dell'Aula, la proposta di revisione dei requisiti previsti dalla legge regionale 23 per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica. Il capogruppo pentastellato Thomas De Luca chiedeva alla Giunta regionale di approvare un disegno di legge da inviare con procedura d'urgenza all'Assemblea per una modifica alla legge volta ad abrogare la parte che impone a tutti i componenti del nucleo familiare di possedere i requisiti per poter partecipare ai bandi per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica o altro tipo di contributi, ma anche ad abrogare integralmente, per quanto riguarda i requisiti soggettivi per l'accesso ai contributi e all'assegnazione delle case popolari, quanto ora previsto, cioè l'esclusione da tali requisiti il non aver riportato condanne penali passate in giudicato, a condizione che la pena sia stata scontata o altrimenti estinta. Illustrando l'atto, De Luca, oltre ad avere portato testimonianze dirette di cittadini esclusi dall'assegnazione degli alloggi, ha ricordato che tra le finalità della legge 23 la Regione promuove politiche abitative tese ad assicurare il diritto all'abitazione e il soddisfacimento del bisogno abitativo primario delle famiglie e persone meno abbienti e di particolari categorie sociali. La Costituzione italiana, ricordato in aula De Luca, sancisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. La riabilitazione comporta costi importanti che difficilmente possono essere affrontati da persone in stato di indigenza, anche per reati commessi a distanza di decenni. Una persona che ha sbagliato nella sua vita, ha sottolineato De Luca, e ha pagato il proprio conto con la giustizia, ha diritto a un pieno reinserimento sociale e, a maggior ragione se si tratta di persone in stato di indigenza, sarebbe indispensabile ai fini del reinserimento stesso che non siano precluse le previste misure di sostegno rivolta alle fasce più deboli e alle famiglie che versano in condizioni di maggior bisogno e di grave disagio sociale. Veniamo ora ai lavori effettuati nelle commissioni consiliari permanenti dell'Assemblea legislativa. La prima commissione ha dato il via libera al documento di economia e finanza regionale per il 2024, voto positivo anche al bilancio previsionale dell'Assemblea legislativa. Ce ne riferisce in questo servizio Davide Mariotti Bianchi.
La prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, ha approvato con i voti favorevoli della maggioranza e l'astensione della minoranza la proposta di risoluzione che approva il documento di economia e finanza regionale DEF 2024 della Regione Umbria. Relatori in aula saranno il presidente e la vicepresidente della prima commissione Daniele Nicchi e Donatella Porzi. Il DEF mostra come, nonostante il contesto difficile, dal 2020 al 2023 il PIL umbro è cresciuto del 2% e l'occupazione ha raggiunto il 65%, meglio della media italiana. Con il bilancio la regione è riuscita a cofinanziare la programmazione comunitaria per 1,5 miliardi di euro ed è la terza regione a partire con 149 milioni di opere pubbliche strategiche. Per il quarto anno consecutivo la Giunta ha deciso di non alzare la pressione fiscale grazie a spending review e capacità di gestione. Il DEF ha le imprese al centro con una manovra di stimolo e supporto. Per questo il documento individua 10 obiettivi per il 2024. Si punta a non entrare in recessione e crescere ancora di poco per il quarto anno consecutivo, ad essere attrattivi per i nuovi residenti, mentre per le infrastrutture l'obiettivo è terminare i lavori ANAS, ampliare l'aeroporto, ottenere l'alta velocità, proseguire con tutti i cantieri, ottenere il finanziamento per completare la Tre Valli, far partire i cantieri di Umbria Fiere e la nuova Monteluce. Nel 2024 si avvierà l'accordo di programma AST Arvedi con 1 miliardo di investimenti. Altro obiettivo è avviare la ricostruzione di Castelluccio. Inoltre si proseguirà con la strategia del brand Umbria, i grandi eventi, l'attrattività per gli investimenti stranieri, facendo crescere ancora di più il turismo. Per le politiche familiari si renderanno strutturali i 30 milioni di euro l'anno. Con 3,5 miliardi di euro del PNRR, a cui si aggiungono 1,3 miliardi di cofinanziamento, l'Umbria potrà sostenere il PIL per un punto percentuale all'anno per 4 anni, con 5,300 occupati all'anno. I 400 milioni di progetti della regione sono tutti avviati e si aiuteranno i comuni per quanto possibile. In sanità c'è stato l'abbattimento delle liste d'attesa del 60%, la consegna dell'appalto per il nuovo ospedale di Narni Amelia, i 116 milioni di euro trovati per il nuovo ospedale di Terni, oltre all'imminente autorizzazione per il terzo polo. In seconda commissione la proposta di legge unitaria sulla disciplina dei percorsi della ceramica artistica. Il servizio di Alberto Scattolini. Torna all'ordine del giorno della seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini, il tema della ceramica artistica, argomento approdato a Palazzo Cesaroni già nel febbraio 2022 attraverso una proposta di legge promossa dall'allora consigliere regionale, oggi europarlamentare, Francesca Peppucci, sottoscritta anche da Michele Bettarelli del Partito Democratico e Leonora Pace di Fratelli d'Italia ed attualmente condivisa e firmata da tutti i componenti della commissione. Nella seduta della scorsa settimana hanno preso parte alla riunione e sono intervenuti in audizione il presidente della Strada della Ceramica in Umbria e sindaco di Deruta Michele Tognaccini, il vice sindaco di Città di Castello Giuseppe Bernicchi, il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, di Gubbio Filippo Maria Stirati. Per CNA Umbria è intervenuto Francesco Vestrelli, per l'Associazione Terra e Fuoco Carla Corna, per Artisiti Associazione Botteghe Artigiane Maria Antonietta Taticchi. Invitati all'audizione anche Confartigianato Umbria, il sindaco di Orvieto e di Umbertide, in rappresentanza dell'assessore Michele Fioroni e dell'assessorato regionale allo sviluppo economico, ha preso parte alla riunione e è intervenuto il dirigente regionale Michele Michelini, che ha assicurato tra l'altro il pieno supporto e sostegno da parte dell'assessore Fioroni all'iniziativa legislativa. La proposta mira a istituire in Umbria percorsi finalizzati a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni di ceramica artistica tradizionale e di qualità dei comuni interessati, vale a dire Deruta, Gualdo Tadino, Gubbio, Orvieto, Città di Castello ed Umbertide.
Da tutti gli interventi è emersa una completa condivisione sul contenuto e gli obiettivi della proposta di legge, definita importante per la salvaguardia di un settore di grandissima importanza culturale, economica, turistica e sociale. Tra gli auspici, le necessità per un settore oggi in difficoltà, quelle della previsione di adeguate risorse economiche da dedicare in generale alla tutela del settore e nello specifico per un'adeguata innovazione, internazionalizzazione, promozione e formazione dei giovani, coinvolgendo concretamente il sistema scolastico e formativo negli indirizzi attinenti. Soprattutto è stata rimarcata la necessità di finanziare la legge regionale 4 del 2013, ovvero il testo unico in materia di artigianato, e nello specifico quanto previsto nel titolo quinto, la tutela dell'artigianato artistico e tradizionale, che prevede l'istituzione della figura del maestro artigiano, stabilendo le modalità per il riconoscimento della bottega scuola. Questa figura, anche nella riunione, è stata dichiarata di assoluta importanza per valorizzare il patrimonio culturale ed economico dell'artigianato artistico e tradizionale. A margine della seduta, il presidente della Commissione Mancini ha assicurato che la volontà è quella di portare a compimento, e nel più breve tempo possibile, questa importante legge. La volontà della Commissione, dal punto di vista sia operativo che politico, è totale. Abbiamo ascoltato tutti i sindaci della nostra regione, tutte le amministrazioni al di là dei loro colori politici, da Gubbio a Umberto, De Città di Castello, Gualdo Tadino, non di meno De Ruta, con il sindaco presidente Tognaccini, e tutti hanno convenuto che è un'iniziativa legislativa molto significativa, partecipata e firmata da tutti i membri della commissione, che ha avuto, diciamo, un avallo anche dagli artigiani, con un richiamo alla volontà di valorizzare le loro conoscenze attraverso anche il tramandare un'esperienza lavorativa per non disperdere un patrimonio culturale e artistico che rischia di, con i cambi di generazione, di essere dimenticato. La legge vuole promuovere i territori, vuole promuovere soprattutto un turismo che possa essere anche ospitato all'interno dei laboratori, come hanno dichiarato più di un sindaco, collaborare con gli istituti di design per innovare anche le forme, ma l'arte della lavorazione della ceramica deve rimanere e essere sviluppata. Questo è in sintesi la volontà della legge e quello che hanno espresso le amministrazioni. Abbiamo dato tempo 21 giorni circa per esprimere osservazioni, che mi pare dagli interventi anche dei colleghi consiglieri ci sia totale unanimità di intenti. Anche Michele Bettarelli del Partito Democratico ha espresso la sua soddisfazione per le proposte emerse nel corso dell'audizione. Sì, un'audizione veramente molto molto interessante, collegati praticamente tutti i sindaci della strada, della rete della ceramica, insieme all'associazione di categoria. Abbiamo avuto diversi spunti interessanti e c'è stata la disponibilità di tutti ad accogliere le integrazioni che sono state poste, a partire dal maestro della ceramica, alle scuole di formazione e quindi anche al mondo della scuola. La proposta di legge prende inizio, ad onore del vero, grazie alla ex collega in consiglio regionale Francesca Peppucci, a cui poi ci eravamo aggiunti come firmatari io ed Eleonora Pace, e nel corso dell'ultima seduta abbiamo, come dire, permesso che tutti i componenti della seconda commissione sottoscrivessero la legge, proprio perché crediamo che la ceramica, nella fattispecie con questa legge la ceramica artistica, possono essere un volano assolutamente trasversale da un punto di vista politico per la nostra regione, per le tante città che hanno espressioni di ceramisti, di anche, come dire, impianti di produzione vera e propria industriale, ma ripeto, in questo frangente particolare con questa legge, mettere in rete le città, i luoghi della ceramica, musei, luoghi d'arte, insieme appunto agli artigiani, in una rete che veicoli appunto il valore della produzione artigianale della ceramica e delle bellezze delle nostre città. L'istituzione dei percorsi avviene su iniziativa dei comuni territorialmente competenti e nella legge viene anche specificato l'iter amministrativo per ottenere il riconoscimento di essi. La Regione concorre con i soggetti pubblici e privati a realizzare le molteplici finalità previste dalla legge, erogando i contributi economici ai comuni territorialmente competenti. In terza commissione, audizione sulla mozione presentata dal consigliere regionale del Partito Democratico Tommaso Bori in materia di diritto allo studio e welfare studentesco. Ce ne parla in questo servizio Marco Paganini.
Umbria studiate per studiare, politiche per il diritto allo studio e il welfare studentesco. Questo è il titolo della mozione presentata dal consigliere Tommaso Bori, in Partito Democratico, al centro dell'audizione della terza commissione consiliare, a cui hanno partecipato gli assessori regionali Melasecche e Agabiti, il presidente della commissione di garanzia degli studenti di Adisu, il presidente del consiglio di studenti, il presidente del collegio dei rappresentanti, i rappresentanti di Unione degli Universitari, Azione Universitaria e Idee in Movimento. Illustrando l'atto di indirizzo, Bori ha chiarito che esso mira tra l'altro ad attivare interventi e politiche utili a garantire i più alti livelli possibili di diritto allo studio, anche attraverso una piena promozione del diritto alla mobilità, all'abitare e alla salute. Gli assessori regionali hanno ricostruito le azioni poste in essere dal pass annuale scontato per il trasporto pubblico alle nuove residenze per studenti, dalle borse di studio al servizio di supporto psicologico. Dagli interventi dei rappresentanti degli studenti è emersa condivisione per gli impegni previsti dalla mozione, ritenuti in linea con le richieste avanzate soprattutto dai fuorisede. Sostanziale apprezzamento è stato espresso sulle misure per l'aumento dei posti letto disponibili e la conferma su base triennale del pass trasporti pubblici per studenti. Alcune riserve sono state espresse rispetto alle tempistiche dell'attivazione del servizio di trasporto pubblico notturno Adibus, che scadrà a breve, e ai fondi per il suo rinnovo, alla carenza di trasporti pubblici festivi tra la città e l'ospedale di Perugia, manifestato l'auspicio del recupero di spazi dismessi nei centri storici per nuove aule studio e biblioteche e di sostegni per gli studenti stranieri che affrontano ulteriori difficoltà legate alla lingua. In una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Cesaroni, la Commissione regionale di inchiesta contro il femminicidio sulla violenza di genere ha illustrato i dati raccolti nei primi incontri concertativi con i prefetti di Perugia e Terni. Nella conferenza stampa la presidente della commissione Manuela Puletti ha diffuso i dati emersi negli incontri con i prefetti di Perugia e Terni. In provincia di Perugia da gennaio a settembre di quest'anno, il dato più recente disponibile, sono stati denunciati 149 atti persecutori di cui 92 con donne vittime. I maltrattamenti contro familiari e conviventi sono attualmente 185 di cui 135 a danno di donne. Le violenze sessuali sono 42 di cui 33 in danno di donne. Sono attualmente 160 le denunce per lesioni o percosse di uomini in danno delle donne, incremento tristemente significativo invece, addirittura il più 34%, nel reato di diffusione di immagini o video sessualmente espliciti. Dagli 8 casi del 2022 siamo già ai 21 di quest'anno. Per quanto riguarda la provincia di Terni, nel 2023 si registrano 73 denunce afferenti al codice rosso, i maltrattamenti in famiglia sono stati 40, le minacce o atti persecutori commessi dal coniuge separato sono 12, le violenze sessuali commesse in provincia di Terni sono 14. Questa conferenza l'ho fortemente voluta insieme anche alle colleghe, pur essendo appunto una commissione di inchiesta e quindi i dati per protocollo non potrebbero essere diffusi, ma attraverso l'autorizzazione sia dei diretti interessati, ovvero i prefetti di Terni e di Perugia, sia del segretario generale dell'Assemblea legislativa, concordi insieme a tutte le colleghe della commissione, abbiamo deciso di convocare questa conferenza stampa per una serie di motivi. Il primo è sicuramente tenere alta l'attenzione su un fenomeno di particolare importanza come appunto il discorso del femminicidio che purtroppo sta diventando d'attualità e di cui oggi non facciamo altro che parlarne. A fronte anche degli eventi che sono arrivati qui in Umbria, che si sono verificati qui in Umbria, penso ad esempio all'Alta Valle del Tevere dove di recente è stato confermato quello che era una supposizione, ovvero il femminicidio di una signora di 70 anni di Marel. Riferendomi esclusivamente ai dati che abbiamo oggi, che tengo a sottolineare il fatto che potrebbero cambiare nel momento in cui avremo ulteriori dati da altre istituzioni, sono dati che sembrano in controtendenza rispetto al nazionale, nel senso che in Umbria non si sono verificati incrementi significativi e per fortuna di violenze di genere, di stalking. Quello che invece desta un po' di particolare attenzione è l'aumento del 34% del revenge porn tra il 2022 e il 2023. Questo è un dato, secondo me, particolarmente significativo, dove la politica non può stare con gli occhi tappati. Io vengo da un evento che è stato
organizzato dal comune di Marciano proprio sulla scuola, dove alcuni ragazzi hanno partecipato al contest per creare il cartello del 1522 a livello di disegno e di grafica. Quindi nel comune di Marciano ci sarà esposto sulla mozione di cui io sono stata promotrice dei cartelli in tutte le sedi istituzionali, nei studi privati, dei medici, negli asili o nelle scuole, l'esposizione del 1522 con un disegno fatto dalla scuola media di Marciano. Quindi credo che sia un evento significativo che impronta l'azione che le istituzioni sono chiamate a fare. Continueremo come commissione con questo metodo, audendo quelle che sono le istituzioni, e insieme anche alle altre colleghe cercheremo di, in base ai dati che emergono, adattare l'azione politica, perché sicuramente quello che i ragazzi rappresentano oggi sono poi la società del futuro, e come istituzioni non possiamo permettere che questo fenomeno continui ad incrementarsi a livello nazionale. Spero che l'oasi dell'Umbria, se così si può chiamare in un contesto drammatico e difficile come questo, possa comunque essere ancora, diciamo così, esente o perlomeno non preoccupante su quelli che sono femminicidi e stalking, e cercheremo anche di risolvere il revenge porn. La consigliera del Partito Democratico Simona Meloni ha detto che non si può scaricare tutto sempre sulla scuola, che deve avere strumenti, risorse economiche e personale formato, come ce ne sono già nei centri antiviolenza, nei punti d'ascolto, e vanno sostenuti. Per Eleonora Pace, Fratelli d'Italia, gli interventi ipotizzabili devono basarsi sulla prevenzione, la protezione e la certezza della pena. Queste le linee su cui indirizzare l'operato. Per i centri antiviolenza, ha ricordato Eleonora Pace, c'è uno stanziamento importante del governo, 55 milioni di euro, 20 in più rispetto agli anni precedenti. Le donne che faticano a denunciare devono sentirsi protette nei centri e devono poter avere un sostegno anche economico. La Regione, a mio avviso, deve trovare il coraggio di uscire dal puro ascolto di quelli che possono essere i dati facilmente reperibili sui siti delle prefetture, delle questure, e entrare nel cuore della vicenda. La vicenda lo abbiamo sentito anche in questi giorni in cui sta diventando di drammatica attualità, e anche l'interesse della politica mi pare si sia risvegliato in una maniera forte e importante, cosa che mi fa estremamente piacere. Ha ridato impulso a quella che secondo me è l'attività principale, la prevenzione. Non possiamo soltanto agire con leggi che vadano a punire chi si macchia di reati così gravi, questo è importante, ma non è l'unica soluzione al problema, anzi. Importanti psicologi, psicoanalisti proprio in queste ore ci consegnano delle drammatiche affermazioni che riguardano l'abilità della psicologia dei nostri giovani. Ragazzi che, come dice Galimberti, non riescono più a distinguere il bene dal male, perché non riescono ad elaborare, diciamo, le loro emozioni, a cercare di comprendere che il no può essere qualcosa da accettare e al quale poter reagire con un atteggiamento forte di prosecuzione della nostra attività, della nostra vita, della nostra realtà. Credo che sia anche importante agire sulla formazione, di tutte le persone che in qualche maniera sono a contatto con le persone che magari possono compiere o che hanno subito una violenza. E questo ce lo dimostrano i dati che abbiamo letto anche sui giornali. C'è stato un dato ieri, appunto, che parla per l'Umbria di 300 casi di codici rosa, una cosa estremamente preoccupante nei nostri ospedali. Voglio segnalare alcune esperienze estremamente positive, come la stanza rosa, per esempio, istituita nell'ospedale di Foligno, che rappresenta un primo presidio per accettare ed accogliere le persone che arrivano e che hanno subito una violenza. Si tratta di tante piccole situazioni che una accanto all'altra possono raccogliere e comprendere la difficoltà, quindi formazione per gli insegnanti, formazione per gli operatori della polizia, formazione per gli operatori sportivi che stanno tanto tempo con i nostri giovani. L'Assemblea legislativa ha approvato il master plan per la Regione Umbria per la semplificazione e l'agenda digitale 2023-2025.
12 voti favorevoli, quelli di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Tesei per l'Umbria, Patto Civico e per il gruppo misto Daniele Nicchi. 2 voti contrari, quelli di Movimento 5 Stelle e del presidente del gruppo misto Vincenzo Bianconi. 5 le astensioni, i 4 consiglieri del Partito Democratico più Donatella Porzi del gruppo misto. Il masterplan costituirà il punto di partenza di un percorso pluriennale che vedrà la Regione Umbria impegnata, insieme a tutto il sistema regionale, nell'attuazione di azioni in grado di garantire il rilancio della competitività del sistema economico regionale e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, in maniera complementare con l'agenda digitale dell'Umbria. Il masterplan propone dunque una revisione dei principali processi e delle pratiche amministrative per ristrutturare il sistema di erogazione di servizi offerti dalla pubblica amministrazione. L'aula di Palazzo Cesaroni ha deciso di rinviare per approfondimenti in commissione, su proposta del consigliere Mancini della Lega, la discussione sulla mozione di Donatella Porzi, che chiede che tutto il percorso decisionale della riforma dell'organizzazione del sistema scolastico e del dimensionamento della rete scolastica sia considerato atto di alta programmazione, quindi torni ad essere di competenza dell'Assemblea legislativa. Approvata la mozione presentata dal consigliere della Lega Manuela Puletti affinché la Regione Umbria intraprenda tutte le azioni e le interlocuzioni necessarie affinché quanto chiesto dalla Presidente della Regione Donatella Tesei e contenuto nello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia, già siglato dal Ministro della Giustizia Nordio, sia rispettato e trovi concretamente attuazione, garantendo quindi all'Umbria la certezza di poter ospitare a Perugia la sede del nuovo provveditorato per l'amministrazione penitenziaria. Ed anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che il notiziario Telecrew va in onda sulle emittenti televisive e radiofoniche dell'Umbria, è disponibile anche in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente anche su YouTube. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.